Ma sai, ti trovo bene. Dai, veramente? Sì. Cioè, in che senso? Ma stai bene, sto maglioncino blu sarà. Eh? Dico, il maglione blu forse sta bene. Ah, il dolce vita ceruleo, dici? Che hai detto? No, scusami, è che io ho iniziato a parlare anche in maniera diversa da quando. Da quando che? Beh, non te l'ho detto? Che? Clà, io sono. Che sei? Sei? Io sono gay. Ah, vabbè, ti piacciono gli uomini. Oddio! Ma sì, in effetti sì, effettivamente sì, però non ci avevo mai pensato a sta cosa. Non ci hai pensato, è una cosa fondamentale, da che te ne sei accorto, se no? Beh, da tutta una serie di cose. Cioè, tipo il tuo rapporto con le Eh sì, tipo, cioè le mie amiche si sono iniziate a comportare in maniera strana davanti a donne. me. Tipo? Ma tipo, si spogliano, mi baciano in bocca, oppure mi fanno toccare le sise. Ma scusa, è pazzesco, stupendo! Sopravvalutato, dai, eh. Mortacci tua, guarda, che sciarpa non c'hai i denti proprio. Ecco, questa per esempio è una frase che mi sento dire spessissimo dagli uomini. E invece le donne mi dicono che spreco. Spreco? Sì, non lo so perché, perché poi io sono uno, figurati, io sto super attento in ogni cosa che faccio, io faccio la differenziata, non butto mai il cibo, chiudo l'acqua quando mi lavo i denti, sempre. No, ho capito. Penso che intendano che è un peccato che tu non vada con loro. Ma io vado con loro, sempre, a fare shopping, li accompagno, gli do consigli sullo stile, sui vestiti. Cioè, solo con le donne? No, pure con gli uomini quando me lo chiedono e soprattutto quando non hanno paura che io ci voglia provare con loro. Perché ci provi con loro? Ma assolutamente no, solo che loro sono convinti che io in quanto gay sia interessato a portarmeli a letto perché basta che respirino, E capito? quindi ci puoi provare con me Ma adesso? no, Cla, dai, che schifo! A parte che sei mio fratello, ma poi voglio dire, c'ho, dai, una dignità, c'ho degli standard io, dai, ti prego. Capito? Manca a fa così. Scusami, lo sto facendo di nuovo, ti sto giudicando. Cioè? È che io ho sempre una brutta parola per tutti, chiunque, anche quelli che non conosco. Per esempio, l'hai visto l'ultimo outfit della Kardashian? Che merda. Chi è Kardashian? Ma poi che me frega a me, Ma Fabio. infatti, scusa, parlo sempre male delle persone alle spalle, c'hai ragione, è brutto. No, io pure parlo male, per esempio parlo male della Roma dopo il fattaccio di De Rossi, è normale. Ah, scusa, è roba da etero. Etero. Che? Dagli etero non esistono, là. Come non esistono? Ah no, ecco, questa è un'altra cosa mia, no? Noi gay viviamo nella profonda convinzione che tutti siano gay e che fingano di essere etero fino a che non guardano in faccia la realtà. Ma a me mi piace la fregna. E fregna! Bisex, Claudio, bisex. Scusami, tu quante volte a settimana vai in palestra? Io c'ho l'annuale, però non ci sono mai andato. Ah! No, ecco, vedi, per esempio io ci devo andare tutti i giorni in palestra. Se non ci vado un giorno mi sento in colpa. Poi sto sempre a dieta. Vabbè, ma che c'entra? Pure io sto attento quando mangio, insomma. Io pensa che io la pasta la mangio una volta al giorno. La pasta. Io mi sono scordato che sapore abbia la pasta. Ma per me non è un sacrificio, eh. Io lo faccio proprio con piacere. Cioè, a me mi piacciono proprio le cose tipo le bacche di goji, il riso venere, l'hummus di ceci, l'avocado toast, magari con un po' di semini di chia sopra. Ma che è sta roba? Ci piace proprio sperimentare nuovi prodotti, capito? Per esempio, sotto la doccia. No, non voglio sapere, non lo fatelo a casa vostra queste cose, per No, no, favore. ecco, questa è un'altra frase, ci dicono sempre, fatelo a casa vostra. No, ti sto dicendo, sotto la doccia. Tu quanti prodotti usi? Quanti prodotti devo usare, Fabri? Uno, erbate da snuare che mi fa da shampoo, bagno doccia. Ah, e mo mi è finito pure il sapone dei piatti, lo uso pure per quello. Ah, vedi? No, per esempio io ho due shampoo, tre conditioner, un fissante per i ricci, uno scrub, un sapone viso, un sapone corpo, un sapone per le unghie delle mani e un sapone per le unghie dei piedi. Perché ci stanno le unghie pure sui piedi? Ma sai che forse tu sei l'unico vero esemplare rimasto al mondo di maschio irrimediabilmente etero? Dici, eh? Me sa. Può essere, può essere. Sì. Che è? La No, senti pure tu? la mia suoneria, sì. La tua suoneria? Cioè, tu hai Like a Prayer di Madonna come suoneria? Cla, Che? mi sa che dobbiamo parlare io e te.